Ho inserito in Europa l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo per fargli disputare la Champions League. Come andrà a finire? Scopriamolo in questo video. Allora ragazzi, eccoci qua in un nuovissimo video. Cosa andremo a fare quest'oggi? Beh, semplice, andremo a inserire l'Al Nassr in Champions League. Può essere una follia? Forse sì, non lo so. Però ragazzi, io ci voglio provare. E per rendere il tutto ancora più divertente e più entusiasmante, non solo ho messo nell'Al Nassr tutti i giocatori che praticamente hanno già preso nel momento che sto registrando questo video, ma sono andato a inserire anche tutti quei nomi che potrebbero andare nel campionato arabo, in particolare nella squadra di Cristiano Ronaldo, al termine di questo calciomercato. Quindi questa è la formazione, la super formazione dell'Al Nassr. Abbiamo Ospina in porta, in difesa Sergio Ramos che è accostato alla squadra, a centrocampo Brozovic e Saul. Saul sembra vicinissimo all'Al Nassr, così come Ziyech. Poi abbiamo Hazard a sinistra, Griezmann trequartista, che sarebbe un colpaccio folle da parte dell'Al Nassr, ma anche lui sembra che sia quasi convinto ad andare, e davanti Cristiano Ronaldo. Ma non è finita qua ragazzi, perché in panchina abbiamo anche Wilfred Zaha, anche lui accostato all'Al Nassr, e Agudelo che incredibilmente lascia lo Spezia per andare a giocare in Arabia Saudita. So scelte ragazzi. Ora capisco come inserirli all'interno della Champions League e ci vediamo tra pochissimo. Allora, qua siamo dentro la Champions League, che è la Champions quella di quest'anno. Io vorrei capire se posso inserire l'Al Nassr. Allora, nel dubbio togliamo il Dundalk, che era la squadra che non c'era. Secondo me non si può mettere, raga. Vediamo un po'. Ah, forse si può mettere? No, non si può mettere. Si possono mettere solo squadre dei campionati europei. Ok, quindi questo primo piano è saltato. Devo trovare un altro modo. Perché non me la fa mettere? Dai! Ma fammela mettere! Niente. Mi sa che dobbiamo farlo da modalità carriera. In qualche modo faccio, raga. Ah, ragazzi, scusate l'interruzione, ma volevo parlarvi di un'applicazione clamorosa. La migliore applicazione per gli amanti del calcio. Sto parlando di OneFootball, che mi permette e vi permette di rimanere sempre aggiornati su tutte le news che girano attorno del mondo del calcio, i risultati di tutte le partite in giro per il mondo, i trasferimenti, il calciomercato. In questo periodo ragazzi, quanto è importante il calciomercato, non vi nego che la utilizzo anch'io per la realizzazione di alcuni miei video. E soprattutto la cosa clamorosa che difficilmente trovate su altre applicazioni è che qui su OneFootball potete trovare tutti gli highlight delle partite di Serie A, di Serie B e di Serie C. Quindi ragazzi, cosa aspettate? Scaricatela qui sotto dal link in descrizione in maniera completamente gratuita. E se siete da computer o se preferite vi lascio il QR code sullo schermo, vi basta cliccarlo. Ora torniamo al video. Allora, se io inizio una carriera e prendo l'Al Nassr, secondo voi si può fare? Secondo me non me lo fa mettere in Champions, vediamo un po'. Andiamo avanti. Avanti. Ok, no, nessuna competizione continentale per club. Mi è venuta l'idea, raga, mi è venuta l'idea. Dobbiamo andare su cambia squadra e mettiamo l'Al Nassr in Italia. Secondo me questo è un buon piano. Quindi li mettiamo in Italia al posto di una squadra di quelle che è retrocessa, tipo lo Spezia. Vediamo se si può fare, perfetto, si può fare. E poi li inseriamo in Champions, se ce lo fa fare, raga. Ho i miei dubbi, sinceramente. Però questo video si annulla e non lo vedrete mai. Allora, adesso abbiamo messo l'Al Nassr in Serie A, quindi ci appare la Champions. C'è da capire se ce lo fa mettere, però. Dobbiamo andare su Italia, in teoria sì, raga, perché risulta in Italia. Sì, ce l'abbiamo fatta! Non puoi aggiungere altre squadre. Ah, ok, devo togliere una squadra della Serie A. Togliamo... Non lo so, raga, non voglio far torti a nessuno. Vado a caso. Ok, non è uscito niente. Vado di nuovo a caso. Niente, di nuovo questo girone. Ancora niente. Oh, vabbè, sempre sto girone esce. Facciamo così, va. Ehi, Siri, dimmi un numero casuale da 1 a 8. Il risultato dovrebbe essere 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niente, aspetta. Facciamo da 1 a 4. Napoli è 1, Inter 2, Milan 3, Juve 4. Ehi Siri, dimmi un numero casuale da 1 a 4. Il risultato è 3. 3, dobbiamo togliere il Milan, mi spiace ragazzi. Inseriamo l'Al Nassr, modifico un po' i gironi perché non li voglio uguali a quelli della Champions di quest'anno, perché è come se fosse l'anno prossimo e ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, ho randomizzato un po' i gironi e noi siamo finiti nel girone con Lipsia, Siviglia e Dinamo Zagabria. Questi sono tutti gli altri, ma a noi interessa solo il nostro. Tra l'altro l'ho inserita in Serie A, ma non guarderemo come andiamo in Serie A, ci concentreremo solamente sulla Champions League. E quindi ragazzi, buona fortuna all'Al Nassr. Ah ragazzi, prima di iniziare, mentre ci presentano come nuovo allenatore, commentate qua sotto scrivendomi secondo voi dove arriverà questo Al Nassr in Champions League, dove potrà arrivare. Quindi scrivete, che ne so, gironi, ottavi di finale, semifinale, vittoria. Chi indovina alla fine si becca il cuoricino.
Raga, io vi metto il cuoricino e voi, in cambio, non vi costa niente, cliccate il tasto iscrizione. Ci mettete un secondo e a me davvero cambiate la vita. Andiamo, raga. Allora, visto che dobbiamo far solo la Champions League, non ci interessa il mercato, non ci interessa niente, andiamo su calendario e andiamo fino alla prima di Champions. Ok, andiamo qua e ce la simuliamo. Raga, io non garantisco niente, secondo me potremmo anche non passare i gironi. È già un miracolo che siamo riusciti a fare la Champions League con l'Al-Nassr. Come avete visto, è stato abbastanza complicato. Ok, ci siamo. Prima partita della Champions League dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Ma che cosa stiamo facendo, raga? Non lo so. Vabbè, andiamo. Spettacolo, spettacolo. Allora, andiamo contro il Lipsia. Simulazione rapida, ovviamente. Mamma mia, ho paura, ho paura. Vediamo come partiamo. Oh, 2-1! Hazard e l'altro chi è? Ma perché non mi fa andare giù? Non lo so perché non mi fa andare giù. Comunque ha segnato Hazard. E allora, raga, vado avanti nel calendario fino alla seconda partita. Poi a fine campionato, per curiosità, raga, vediamo come siamo arrivati in Serie A. Non ce ne frega niente, non è quello il senso del video. Però così, per curiosità, due video in uno. Seconda partita con la Dinamo Zagabria. Una vittoria sarebbe già fondamentale per mettere una pietra sul passaggio del turno. 3-3. Griezmann, Cristiano Ronaldo. Ok, si è risolto la cosa di prima. Possiamo vedere anche chi ha segnato per gli altri. Petkovic, Misic e Menalo. Bene, raga, però, bene. Andiamo verso la terza partita, che è contro il Siviglia. Ok. Tra l'altro, forte rischio esonero, raga, perché facendolo da carriera, forte rischio esonero, ve lo dico. Andiamo, partita contro il Siviglia. Per ora abbiamo 4 punti. Come siamo messi? Primo posto. Però questa la perdiamo, raga. Questa la perdiamo sicuro, ve lo dico. Ve lo dico, io ve lo dico, io ve lo dico. 1-0, Griezmann, ragazzi, che colpo, che acquisto, Griezmann. Io non vorrei dire, ma secondo me con un'altra vittoria siamo passati. E ora giochiamo in casa contro il Siviglia. Tra l'altro, giocare in casa tanta roba, perché gli altri fanno delle trasferte lunghissime. Devono venire a giocare fino in Arabia in casa nostra con tutto il fuso orario sballato. Quindi sfruttiamo anche ciò a nostro favore. Al-Nassr contro Siviglia. Siamo a 7 punti. No, raga, non è per niente chiuso il girone. Se il Siviglia ci batte è tutto completamente riaperto. Ti prego un pareggio, almeno un pareggio, almeno un pareggio. 1-1 va bene. Ronaldo al primo minuto e poi Chavez. Siamo ancora imbattuti in Europa. Al-Nassr imbattuto in Champions League. E ora abbiamo la partita contro il Lipsia. Noi siamo a 8, loro a 9. È una partita che può valere sia per il passaggio del turno che per il primo posto. In caso di vittoria, raga, siamo a posto. In caso di sconfitta ci giochiamo tutto all'ultima. Ai. 2-2, siamo passati, doppietta di Cristiano Ronaldo, non siamo passati da primi, però abbiamo ancora una partita. L'importante è essere matematicamente agli ottavi. Ciao Siviglia, ti ho voluto bene. E quindi, ultima partita con la Dinamo Zagabria, come siamo messi? Fammi vedere un attimo, va? 10 Lipsia, 9 noi, 5 Siviglia e 2 la Dinamo. Dobbiamo vincere e Lipsia deve perdere col Siviglia. Si può fare? Non lo so, siamo ancora imbattuti. 3-1, Griezmann, Sergio Ramos, Hakim, Ziyech, andiamo! Raga, siamo passati agli ottavi, eh? Andiamo alla prima partecipazione ufficiale dell'Al-Nassr in Champions League, vorrei sottolineare. Vediamo un po' contro chi siamo però agli ottavi, raga. Vediamo un po'. Intanto in campionato siamo al sesto posto, ma non ci interessa. Champions League, oh! Non sono ancora usciti i gironi. Siamo passati al primo posto però alla fine. Sono passate anche Porto, Tottenham, Barcellona, Ajax, Liverpool, Inter, Atletico, Bayer, PSG, Shakhtar, Real, Chelsea, Juve e Manchester City. Tutte le italiane sono passate, credo. Forse, vabbè, lo vedremo tra poco. Ora, andiamo avanti nel calendario finché non escono gli ottavi. Ok, siamo arrivati a metà gennaio, dovrebbero essere usciti gli accoppiamenti degli ottavi, in teoria. Beh. Vediamo un po'. Champions League. Eccoli qua, contro chi siamo? Ci è andata bene, raga. Shakhtar Donetsk, ci è andata molto molto bene. Possiamo arrivare ai quarti. Dai, ragazzi. Io però prima di giocare voglio vedere un po' le statistiche in Champions League dei nostri. Come stanno andando, ecco. Quindi mettiamo Champions League, prendiamo il nostro Al-Nassr, ordiniamo per gol. Ronaldo 4 gol, molto bene. Griezmann anche lui 4 gol, molto bene. Ramos da difensore centrale ha fatto un gol. Ziyech un gol, 0 assist. Hazard un gol e 2 assist. Insomma, tutto secondo i piani. Andiamo con gli ottavi di finale, let's go. Andata e ritorno con lo Shakhtar. Nel mentre voglio sottolineare che abbiamo passato due turni di Coppa Italia, eh. Ottavi e quarti con Verona e Milan. Non conta niente, però per il meme, raga. Vediamo che facciamo anche qua contro l'Atalanta in semifinale. Regà, siamo in finale o qualcosa del genere. Vabbè, follia. Ok, ora c'è lo Shakhtar però. Mamma mia, partita tesa per cuori forti. E allora andiamo con la partita di andata. Shakhtar Donetsk contro Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Follia, follia, follia. 2-1, Griezmann, Brozovic. Ronaldo ammonito. Occhio a non farti nuovo ammonire, che sennò salti i quarti. Sei la nostra stella, Ronaldo. Andiamo con il ritorno. Eccoci con il giorno del ritorno, il 15 marzo 2024. E siamo pronti a brillare. It's time to shine. Andiamo con il ritorno e poi, raga, se arriviamo ai quarti lì bisogna incrociare le dita perché sono tutte forti. Iniziamo a vincere. 3-0, Ronaldo, Griezmann. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Ma quanti gol sta facendo? Capocannoniere della Champions a 40 anni. Spettacolo. Vediamo contro chi siamo ai quarti, va? Sono passate Porto,
Tottenham, Chelsea, Lipsia, Real Madrid, Atletico e Bayern. Non lo so, raga, non lo so. Vediamo se ce lo fa vedere dal calendario. Mamma mia, contro il Liverpool. Però, raga, oh, Ronaldo ha fatto tanti gol al Liverpool in carriera. Chi lo sa? Vediamo. Andiamo con la partita di andata contro il Liverpool. Ho tanta paura, ho tanta paura. Partita di andata, si gioca in casa nostra, in Arabia Saudita. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo! Oh, 2-2, ha segnato proprio Ronaldo, ha segnato Griezmann. Siamo ancora vivi, siamo ancora vivi. Ma dobbiamo andare a vincere ad Anfield, al Teatro dei Sogni. Follia. Forse il Teatro dei Sogni era lo stadio del Manchester. Vabbè, dobbiamo vincere comunque in casa del Liverpool. E allora andiamo diretti verso il ritorno. Ragazzi, io non so qua quale divinità dobbiamo invocare, come possiamo fare. Siamo anche senza Sergio Ramos espulso. Non lo so, raga. 1-0! Ma cosa è successo? Ma cosa è successo? Ma poi perché il Liverpool a Goretzka? Mi sa che l'hanno comprato nel mercato. Vabbè, Ziyech, Salah sbaglia il rigore. Let's go! Let's go! Siamo in semifinale! Siamo in semifinale! Ma non è vero, ma com'è possibile? In semifinale becchiamo una tra Lipsia, Tottenham e Real Madrid. Ti prego no Real Madrid, ti prego no Real Madrid. Il Real lo voglio in finale per fare il comeback di Cristiano Ronaldo, che va a fare il sium davanti ai suoi tifosi, ex tifosi. Tanto sicuro becchiamo Real Madrid, raga, 100%. Eccolo lì, era ovvio, ma perché, perché? Vabbè raga, se passiamo abbiamo la finale facile. Ma come facciamo a passare con Real Madrid? Spiegatemelo, non è possibile. Partiamo in casa nostra, vediamo raga, che ne so. Io prima raga voglio vedere un po' le statistiche della Champions League, ve lo dico Cioè, devo vedere le statistiche della Champions perché voglio Cristiano Ronaldo capocannoniere. Vediamo, ordiniamo per gol. Mamma mia, Ronaldo 10 presenze, 7 gol come ai tempi d'oro. E anche Griezmann, 7 gol e 2 assist. Quindi sta facendo meglio del Sium, infatti per media voto 7,7, mentre Ronaldo 7,6. Ziyech 2 gol e 1 assist. E poi chi abbiamo? Ramos un gol, classico, lui segna sempre anche se è un difensore centrale. Speriamo si sia ripreso, tra l'altro, perché era infortunato. Hazard le ha giocate tutte. Ospina, quante volte rete inviolata? 3 volte, molto bene. Ma si può vedere la classifica marcatori della Champions? Eccola qua, Ronaldo al terzo posto dietro a 2 giocatori del Real Madrid, Rodrigo e Vinicius. Quindi dobbiamo eliminarli con gol di Ronaldo, così Ronaldo diventa capocannoniere. Raga, io ci credo, andiamo con l'andata. Solo per cuori forti, Al Nas Real Madrid. No, Ramos è ancora infortunato. Vabbè, doveva finire così, raga. Oh, 2-2, Ronaldo ha segnato. E anche Griezmann. Vanno tutti 2-8 e ci giochiamo tutto al ritorno. Ok, dobbiamo vincere al Bernabeu, però ce l'abbiamo fatta ad Anfield, quindi incrociamo le dita, incrociamo le dita. E allora andiamo diretti verso il ritorno, raga. Diretti, proprio così. Correre e corsa, come dice mio fratello di sgacia. Andiamo, ritorno. Ragazzi, io ve lo dico, questa potrebbe essere l'ultima partita, quindi ce la simuliamo integralmente. Raga, non lo so, fatemi vedere ancora una volta la classifica marcatori, visto che probabilmente non la vedremo più. Statistiche giocatori, 8 gol Ronaldo, 8 gol Griezmann, 9 gol Vinicius e Rodrigo. Raga, io ho un sogno, e il sogno voglio scriverlo qui, quest'oggi, e quindi simulazione integrale. Ronaldo, fammi sognare, ti prego. È iniziato il match, serve un miracolo, non so come possiamo vincere senza Sergio Ramos che è ancora infortunato. Però ragazzi, il calcio è bello perché può succedere di tutto. Può anche succedere che ne prendiamo 4 e andiamo a casa, Però oh, sarebbe comunque un buon piazzamento essere arrivati in semifinale. Ma ora noi ci crediamo! Ecco già 1-0, Benzema, che qua gioca ancora Real Madrid. Vabbè, dettagli. Attenzione però noi, ci proviamo. Brozovic! Mamma mia, cosa ha preso. Basta anche un pari per andare ai supplementari. Ma noi non ci accontentiamo. Vai, dai, ti prego, fate qualcosa di buono. Ma come difende il Real? Come difende? Attenzione però, palla larga. Io farei entrare Zaha, mister. Mister! Mamma mia, mamma mia. Occhio ora al Real. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Aiuto, aiuto. Pericolo, pericolo. Ottima uscita, Ronaldo. Salta tutti. Dimenticati che hai 40 anni. Ronaldo, Ronaldo, no, era in porta, era in porta, ci prova Ronaldo. Ma le punizioni non sono la sua specialità, soprattutto negli ultimi anni. No, no, 2-0 no, 2-0 no, Benzema, Benzema, sta finendo il sogno, sta finendo il sogno. Fine primo tempo, bisogna recuperare 2 gol al Real Madrid per andare ai supplementari. Detta così sembra impossibile, raga, e forse lo è davvero. Ma noi non molliamo e ci crediamo. Palla dentro, Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Come ai vecchi tempi, 2-1 al Bernabeu. Ne ha fatti tanti di gol in questo stadio, ne serve ancora uno. Serve anche a non subirlo il gol, però. Non bisogna subirlo, dai, tripletta da Benzema. Ma non vale, non gioca più lì, non vale, dai. Il 3-1, raga, ci ha letteralmente distrutto. Proviamo ancora, ma Courtois para facile. 72 sul cronometro, serve più che un miracolo adesso. Se già era impossibile all'inizio, sotto 3-1 a 15 dalla fine, non lo so raga. Prova ancora il Real Madrid, vogliono farne un altro, vogliono umiliarci.
88 sul cronometro. Ragazzi, purtroppo mi sa che dobbiamo dirlo. È finita l'avventura dell'Al Nassr in Champions League. È finita in semifinale, ecco, 4-1 è finita, appunto. Finisce in semifinale di Champions l'avventura di Ronaldo con il suo Al Nassr. Però, regà, oh, ottimo piazzamento, eh. Passati i gironi al primo posto, eliminato prima lo Shakhtar e poi il Liverpool. Ci fermiamo contro una grande squadra, ma non abbiamo mollato, ragazzi. Usciamo a testa altissima. Ora, per curiosità, raga, io, anche se non conta niente, voglio andare fino a fine stagione per vedere come abbiamo chiuso in Serie A e chi ha vinto la Champions, così, a caso. Ah, vabbè che la stagione è praticamente finita, quindi devo simulare 3 giornate. Ok. Oh, 2 vittorie con Atalanta e Bologna. Vediamo se vinciamo anche l'ultima. Beh, chiudiamo con 3 vittorie, quindi a testa ancora più alta. Visto che vi ho detto che sono 2 video in 1, Al Nassr in Champions è diventato anche il video dell'Al Nassr in Serie A. Vediamo un po'. Oh, 4º posto, ci qualifichiamo di nuovo alla Champions. Fantastico, non conta niente, però fantastico. Fatemi vedere quindi in generale come hanno reso i nostri giocatori, non solo in Champions, quindi in tutte le competizioni. Griezmann 23 gol ha fatto, mamma mia, di cui 8 in Champions. Ziyech 16 gol, Brozovic 14, Ronaldo ne ha fatti 13, di cui però 9 in Champions League. Raga, spettacolo, è la sua competizione. Anche perché se vedete, raga, ne ha giocate solo 11 in campionato, mentre in Champions le ha giocate tutte. Non mi chiedete perché, non mi chiedete perché. Va bene, va bene. Ramos 41 giocate, magari con Ramos sarebbe stato diverso il nostro andamento. Magari saremmo passati con Real, lui che conosce bene la squadra spagnola. Vabbè, non importa, raga, io sono pienamente soddisfatto, ve lo dico. Vediamo un po' chi ha vinto la Champions, così, a caso, dobbiamo andare avanti ancora un pelino, eh. Andiamo fino qua, vediamo chi ha vinto la Champions e poi chiudiamo questo bellissimo video. Spero bellissimo, non lo so. Allora, classifica, no, dovrebbe essere qua su principale. Ok, la squadra campione d'Europa è il Real Madrid. Ok, ha vinto il Real Madrid, usciamo con la squadra che ha vinto. Ancora più a testa alta, ci posso stare. E quindi ragazzi, con il sottofondo, la formazione dell'Al Nassr, eccola qua, con tutti i giocatori che sono calati, mamma mia, un disastro. Non importa, Ramos ancora infortunato. Io vi ringrazio per aver visto questo video, se ancora l'avete fatto un mi piace e un'iscrizione qua sotto. Davvero è tutto e ci vediamo domani con un prossimo video. Bella!